Benvenuto o bentornati nel canale. Oggi ci facciamo una bella passeggiata e vi racconto un'opportunità che DJI dà a tanta gente, ovvero una marea di premi, Osmo Pocket, droni, buoni acquisto, insomma una storia utile e forse per qualcuno anche redditizia. E vi racconto proprio oggi come funziona e tutto usando il mio Osmo Mobile 6 della DJI. Ma prima, come sempre, un piccolo contributo al canale, un like a questo mio video. E se non sei ancora iscritto, un'iscrizione al mio canale sarebbe davvero fantastica. Hai letto bene, il titolo è chiaro, ci sono premi davvero interessanti messi in palio da DJI e ogni anno aumentano grazie all'ottava edizione del concorso DJI SkyPixel, dove il tema è la storia che c'è dietro. Insomma, tutto ruota intorno a dover trasmettere un nostro messaggio grazie a un video o anche a uno scatto fotografico, un qualcosa, alcuni temi che ci detta direttamente DJI. E ci sono 10 categorie in totale, diverse, usando, perché no, quel famoso storytelling narrativo, in questo caso espresso da uno scatto o in una sequenza, ovviamente, video. Insomma, bisognerà cercare di raccontare una storia attraverso un'immagine, una clip, utilizzando un drone, per esempio, o una camera di qualunque marca, ma attenzione, per partecipare ci devono essere, per esempio, in un video almeno 30 secondi di filmati girati con dei prodotti della DJI, per cui abbiamo il vincolo, ovviamente, premi li danno loro e vogliono che qualcosa sia usato con i loro prodotti. Ci sarà poi una giuria di grandi personaggi che valuteranno tutti i contenuti e saranno 42 diversi tipi di premi dal valore totale di quasi $143,000, per cui è un bel numero, sinceramente. E i vincitori del premio Best Work avranno come premio una fotocamera Hasselblad 907X Anniversary Edition Kit. Ma i premi, diciamo, in tutte le categorie saranno i DJI Mavic 3, ci saranno gli Osmo Action 3, oltre a $13,700 da usare come crediti in acquisti in prodotti DJI. E ora facciamo un bel passaggio stile FPV. Wow, eccolo qua, l'abbiamo fatto. Per chi decide di provarci con un video, ha per esempio 6 esatte categorie di cui poter esprimere la propria storia. I video inviati non devono superare i 5 minuti di durata totale e devono, come vi ho già detto pochi istanti fa, avere almeno all'interno 30 secondi di filmati girati con dei prodotti marcati DJI. Vediamo adesso quali sono le sezioni video. La sezione video comprende 6 categorie: categoria natura, una di fatto si chiama una forza della natura come slogan. Ovvio, se hai un video bellissimo fatto tra la natura, è il momento giusto per condividerlo in SkyPixel proprio in questa sezione. Poi c'è la categoria città e ispirazione urbana, ovvero se hai realizzato un progetto o un contenuto dove una città e i suoi particolari possono trasmettere una storia, beh, questo è il momento giusto per provare a vincere e pubblicarlo in questa sezione che abbiamo appena detto. Ovviamente si sta parlando, lo ripeto, di prodotti, di clip video. Si passa poi alla categoria viaggio. La destinazione, dice DJI, la bellezza. E dunque, se ti piace questa categoria, c'hai dei vlog, dei piccoli video dove puoi raccontare delle storie di un viaggio o di un'avventura, questa è la sezione giusta e adatta proprio per andare a partecipare, ovviamente, a questo concorso. Poi esiste la categoria sport, molto più di un passatempo. E DJI ti chiede: portaci con te e mostra al mondo cosa significa proprio per te lo sport. E se hai fatto riprese, che ne so, con una mountain bike, con un drone, ovviamente mentre viaggi in mountain bike, con delle camere della DJI o anche altre messe sulla tua bici, ma anche se sei sugli sci o su un surf, insomma ce n'è
tantissime di opzioni. Vai a raccontarlo in questa sezione, ovviamente, del video. Poi troviamo la categoria storia. Vale più di 1000 parole, dice DJI. Se hai una storia da raccontare, è la tua occasione per trasformarla in un video e condividerla con il mondo intero. Puoi farti conoscere, ma soprattutto, come abbiamo detto, puoi vincere camere, droni e anche premi per acquistare questi prodotti. Poi c'è la categoria verticali, DJI la chiama da una prospettiva diversa, ovvero usando contenuti verticali, ormai alla base di ogni social network, una storia, un reel, uno short, che possono trasmettere appunto una storia come la puoi pubblicare in una sezione che è proprio questa. Poi per chi ama invece fare fotografie invece di video c'è anche questa categoria dove una storia la si racconta con uno scatto e ogni foto deve essere scattata da un drone e ogni immagine deve avere una misura minima, una grandezza minima di 3 megabyte con una risoluzione di almeno 300 dpi e i dati EXIF devono essere mantenuti per portare l'immagine valida a concorrere al premio. E questa sezione ha della fotografia 4 categorie, per cui si uniscono alle altre 6, siamo proprio alle 10. Categoria natura, una forza della natura. Abbiamo poi la categoria architettura. La bellezza del design ti permette di mostrare degli edifici, delle strutture che ti ispirano, che ti trasmettono la bellezza di un design, qualunque esso sia, per cui una bella foto realizzata proprio a una struttura, a un edificio. Poi abbiamo la categoria ritratto. Chiudiamo con la categoria, che è presente ovviamente anche nei video, che si sta parlando di categoria dello sport, che è molto più di un passatempo, sempre lo stesso slogan, e devi mostrare al mondo cosa appunto significa, l'abbiamo già detto, lo sport è per te. Se vuoi partecipare a questa iniziativa, le iscrizioni sono state aperte un po' di giorni fa, il 9 novembre 2022, e andranno a chiudere addirittura il 30 gennaio 2023, per cui hai tutto il tempo per organizzare e provare a vincere. Poi il 3 di marzo 2023 verranno annunciati i vincitori. Per registrarsi e pubblicare è facilissimo, basta andare sul sito dell'8ª edizione del concorso videografico e fotografico annuale di SkyPixel. Ovviamente io vi lascio il link sotto in descrizione per ulteriori informazioni sulle regole, le istruzioni del concorso. E se volete partecipare, comunque www.skypixel.com/contest/2022. Comunque trovate il link sotto in descrizione. Chiudiamo con una piccola nota, ovvero DJI, SkyPixel mettono, diciamo, le mani avanti e raccomandano ai partecipanti di volare con cautela, non passare, non fare cose che non vanno bene, tipo rompere un po' gli indugi a fare un volo FPV come questo, scherzo, diciamo che dovete rispettare le regole di volo ovviamente e il regolamento droni del paese dove siete. Bene, spero che possiate partecipare e divertirvi, perché vincere uno dei tanti droni o altri oggetti messi in palio non sarebbe affatto male. Magari provateci, è gratuito, non costa nulla. Ci si vede alla prossima, un video spero interessante che vi ho fatto con il mio Osmo Mobile 6. Avete visto, mi sto muovendo, l'ho fatto proprio per usare un prodotto DJI e seguitemi nei miei profili social, Instagram, Facebook, Telegram, in una giornata molto molto cupa dove il sole, non so se si vede, fa appena capolino, guardate il mio Osmo quanto è fighissimo, cioè un prodotto fantastico da DJI, ci si vede, ciao dai Bighe.